La famiglia Teodoro cita in giudizio Enrica Sabatini per un ammontare di 250.000 euro. Una notizia che balza anche alle cronache nazionali. Il motivo è la lesione dell'immagine subita per alcuni termini a loro rivolti. In particolare il familismo amorale relativo alla nomina della giovanissima Veronica Teodoro come assessore al comune di Pescara con deleghe quali quella del patrimonio. La grillina decide così di rivolgere una lettera al primo cittadino per chiedere se la politica ora impedisca anche la critica pubblica. Ho ricevuto un supporto, un sostegno incredibile, veramente migliaia di persone mi hanno contattato, scritto messaggi sulla bacheca, in privato, anche telefonato, proprio per solidarizzare rispetto a questa richiesta enorme di 250.000 euro di risarcimento per quella che è stata un'attività politica di critica. Quello che noi abbiamo svolto invece in Consiglio Comunale è un'attività di appunto critica politica in merito alla nomina dell'assessore Veronica Teodoro e che quindi si inserisce all'interno di un'azione che noi come opposizione stiamo facendo e dobbiamo fare. E soprattutto dobbiamo avere la libertà di poter fare. Ecco perché anche in Consiglio Comunale ho chiesto ai colleghi quale fosse la loro posizione rispetto alla libertà che un consigliere comunale deve avere necessariamente per portare avanti la sua azione. Sorride il sindaco di Pescara quando deve commentare la richiesta risarcitoria, ma ammonisce il malcostume che si sviluppa ormai in rete e che si trasforma in una gogna mediatica. Io faccio una riflessione di carattere generale sulle parole della politica. Le parole sono importanti, diceva qualcuno, e penso che si debba stare attenti a non trascendere. Questo vale non solo nel chiaramente dibattito pubblico, in un'aula come questa è chiaro che magari ci possano essere delle esagerazioni, ma riguarda per esempio i tanti nuovi mezzi di comunicazione, penso ai social network, Facebook, Twitter, che sembrano essere divenuti una sorta di zona franca in cui c'è libertà di insulto.